Allora direi di cominciare, anche perché non abbiamo tutto il tempo che così, alle 7 più o meno dobbiamo andare via. La serata si articolerà, intanto grazie della partecipazione, la serata si articolerà in un primo momento, in un secondo e forse anche in un terzo. Il primo momento naturalmente è la relazione di Raffaele Cattara, che è venuto apposta da Roma per presentarci l'ultima sua fatica dopo uscire dalla Grecia di qualche tempo fa, quindi è decisivo, una fatica che costa 54 euro al chilo, di 8 per 330 grammi, quindi abbastanza economico, diciamo così, meno di molti prosciutti. E contrariamente al titolo, come dire, no? Liberi di non credere, io ho promosso la cosa con un punto interrogativo, come vedete anche dal manifesto. Liberi di non credere, siamo liberi di non credere? La risposta un po' retorica probabilmente è no, nel senso che c'è una difficoltà ad essere persone che pensano e che rinunciano di conseguenza a credere in funzione del ragionamento e del conoscere. Ma questo ce lo dirà meglio da Ferrante. Quello che mi compete è che dopo la relazione, che magari facciamo in mezz'ora, tre quarti d'ora, possiamo fare una piccola piccolo spazio per i commenti, chiedete pure le cose, e poi ci sarà solo per gli iscritti al gruppo un incontro che, se ce la facciamo con i tempi, facciamo stesso qua, se no chi vuole chi può ci spostiamo in pizzeria solo per gli iscritti. Allora, se vuoi cominciamo. Buonasera, grazie per essere venuti. Calogero, ponendo il punto di domanda sul manifesto, ha, diciamo così, messo in luce quella che però è stata una discussione editoriale, se appunto mettere liberi non credere con punto esclamativo, punto di domanda, o senza niente, alla fine se democristianamente scelto la via di mezzo, cioè praticamente liberi non credere senza niente. Perché queste, diciamo così, alternative? Perché tutte e tre le sfumature segnalano qualcosa che è effettivamente importante del contenuto del libro. Il punto esclamativo perché c'è comunque la rivendicazione, tramite per le vostre attività quotidiane, della libertà dei movimenti. Il punto di domanda è il... Forse appunto la domanda se effettivamente liberi in questo paese di credere o meno, si è scelto di non aggiungere appunto sì l'interruzione proprio perché poi la realtà è che entrambe appunto le sfumature sono presenti e il testo cerca di far capire quali sono da una parte i problemi sul tappeto e dall'altra cosa si può fare per cercare di risolvere il problema sul tappeto. Il libro inizia e finisce citando, a parte è dedicato a Sole Lauzi, Massimo Albertini e la sua famiglia, che per chi non li conoscesse sono coloro che hanno portato avanti la battaglia in sede europea per togliere dagli edifici pubblici i crocifissi, dalla presenza dell'oggetto qui dietro avrete capito che non l'hanno vinta. Però sono passate attraverso sei gradi diversi di giudizio, già questo la dice lunga di quanto è stata prolungata questa battaglia. E il libro inizia e finisce citando Rosa Parks, che invece la sua battaglia l'ha vinta, perché, per chi non la conoscesse, è quella donna che negli anni 50 si rifiutò di cedere il posto, donna di colore, che negli anni 50 si rifiutò di cedere il posto a un bianco su un autobus, e da questo piccolo gesto 5-6 decenni dopo abbiamo un afroamericano presidente della Repubblica. Talvolta i piccoli gesti sono quelli che innescano meccanismi
positivi anziché negativi e cambiano la storia del mondo. Questo è un po' il senso che ho voluto dare al mio libro, la situazione attuale. Il libro spiega qual è il meccanismo che all'opera in Italia, quindi qual è la triste situazione attuale dei non credenti, della laicità in generale. Lo fa analizzando innanzitutto le statistiche, perché poi, nonostante Ratzinger sia il prime time ogni sera, il numero dei credenti cala, il numero dei non credenti aumenta. Qualcuno potrebbe dire che capita proprio perché c'è Ratzinger in televisione e la gente, cambia opinione. In realtà poi le scelte si fanno nell'adolescenza, così, la prima parte della propria vita, quindi è difficile che poi si cambia così facilmente in tarda età opinione su come va il mondo, ma è quello che è interessante, che sono soprattutto i giovani che sono sempre meno cattolici, si chiamano sempre meno cattolici e soprattutto frequentano sempre meno. Ormai il younger 23 che vanno messa ogni domenica sono meno di quelli che non ci vanno mai, e già questo è un indice estremamente significativo del fatto che la società sta andando in una certa direzione. Non è questo nel libro, ne parlo, ma questa sempre cerca di capire come mai nasce questo fenomeno di progressiva secolarizzazione della società italiana, che non è solo italiana, cioè praticamente tutta l'Europa occidentale, si potrebbe dire tutto il mondo occidentale, va nella stessa direzione, non solo il mondo occidentale, perché sono fenomeni che si trovano per esempio anche in Giappone, si trovano in Corea, si trovano in America Latina. La secolarizzazione, è un fenomeno che sta veramente prendendo piede in quasi tutti i continenti, si potrebbe dire. Però, a differenza di quello che accade nel resto dell'Europa occidentale, in Italia, da questa situazione non è discende a cascata una progressiva laicizzazione delle istituzioni. E questo è un fenomeno relativamente recente, perché tutto sommato fino agli anni 70 l'Italia non è che era più indietro di altri paesi, anzi c'erano altri paesi, non per tutti la Spagna, all'inizio degli anni 70 stava ancora sotto una dittatura clerico-fascista, cioè molto più indietro di noi. Negli anni 70 sono state approvate importanti leggi, la contraccezione, l'aborto, il divorzio, sono stati vinti i referendum relativi. Negli anni 80 c'è stato questo ulteriore passaggio con la Corte Costituzionale che ha proclamato la laicità supremo principio costituzionale. Poi tutto si è fermato, mentre altrove sono nati nuovi diritti e sono stati riconosciuti dalla legislazione, diritti alle convivenze, diritti omosessuali, diritti al testamento biologico, in alcuni casi addirittura all'eutanasia. Da noi sono state approvate negli ultimi 10 anni delle leggi, una peggiore dell'altra dal punto di vista della laicità, tra quella della parità scolastica, che conosci molto bene, l'entrata in ruolo degli insegnanti di religione, che tu conosci altrettanto bene, fino alla legge sulla dovrebbe dire contro la fecondazione artificiale, perché di fatto ha bloccato l'accesso a questa tecnica, e adesso c'è discussione la legge sul testamento biologico e la legge contro il testamento biologico. Come può accadere questo? A mio modo di vedere accade perché ovviamente di fronte alla secolarizzazione che avanza la Chiesa non è che sta guardando. Nel libro io scrivo che il Papa fa il suo mestiere. Qualcuno ha criticato questa affermazione perché non è un bel mestiere, ma non sta al Papa, autolimitarsi, sta ai cittadini a fare in modo che, cittadini, a coloro che eleggono soprattutto, fare in modo che le cose vadano, come non vorrebbe il Papa. La Chiesa Cattolica demonizza letteralmente i non credenti, li vede come gli avversari più concreti, perché io ricordo solo che il numero dei non credenti in Italia da solo è più del doppio di quello di tutte le religioni di minoranza messe insieme.
Questo dà l'idea del fatto che appunto diciamo così, il nemico numero uno, usiamo questo termine, delle gerarchie ecclesiastiche è la non credenza. Quindi la non credenza da parte delle gerarchie ecclesiastiche è demonizzata, un capitolo intitolato La teofobia o rispetto, proprio perché le dichiarazioni dei papi in primis, poi ovviamente a cascata dei cardinali, dei vescovi, dei singoli militanti cattolici sono ateofobiche, insomma, se vogliamo usare il termine cristianofobico che usano loro per quello che dicono gli islamici nei confronti dei cristiani, i cattolici dicono di peggio nei confronti degli atei, quindi questo termine, come deve vedere, è usato con pertinenza. Ripeto, si limitassero agli interpreti assunti, del resto fino al 1918, mi sembra di ricordare la data, il codice di diritto canonico precisava che per chi lasciava la religione doveva essere prevista al massimo della pena, quindi da questo punto di vista diciamo non è che ci siano poi sostanziali novità nella dottrina cattolica, magari sarebbero auspicabili, magari sarebbe utile che facessero propri, diciamo così, diritti umani, diritti dell'uomo, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, però non è che sta a noi, diciamo così, stimolarli a fare questi passi. Il problema è che questo atteggiamento si traduce poi in un condizionamento effettivo nella società, che è evidente proprio in Italia, ed è per questo che l'Italia, diciamo, dal punto di vista della laicità è molto più indietro, negli ultimi anni è andata molto più indietro rispetto agli altri paesi che invece sono andati avanti, perché c'è un controllo, io direi quasi totalitario, nei mezzi di informazione, soprattutto quelli pubblici, ma anche quelli privati non scherzano, cioè alla RAI non sentite una critica nei confronti della Chiesa Cattolica. Come avete sentita una, quando la fece il buon Balducci, che disse che c'erano quattro gatti in piazza San Pietro, il giorno dopo fu rimosso dall'incarico, ed era il TG3, non era esattamente, diciamo così, il TG1 di Minzolini. La RAI non critica mai le gerarchie ecclesiastiche occupano il 99% del tempo che la RAI dedica alla religione. Siamo su statistiche totalitarie, non è che mi invento da questo punto di vista qualcosa, lo dicono i numeri. I mezzi di informazione privati, se non sei giornale, sono privati, non sono meglio, lo sapete, tutto sommato meglio di me. Quindi il condizionamento mediatico è sicuramente molto forte, come non si vede in altri paesi. A questo però purtroppo si aggiunge quello che è più importante, cioè il condizionamento politico, perché da quando non c'è più la Democrazia Cristiana, che bene o male, proprio per esistere e per avere un nome come Democrazia Cristiana, faceva sì che gli altri che non si riconoscevano nella dizione Democrazia Cristiana, che avevano un approccio laico alla politica, stavano fuori. E vi ricordo appunto che la legge sul divorzio è stata approvata da un arco di forze che andava dai liberali al Partito Comunista, quindi cioè, erano fuori solo i Missini e la Democrazia Cristiana. E per tutta la storia della Prima Repubblica, i Missini e la Democrazia Cristiana insieme, perché non sono stati in maggioranza. Nella Seconda Repubblica non esiste più una Democrazia Cristiana, cioè esiste un partito di questo nome che in realtà non si presenta mai alle elezioni perché ha lo 0, il segretario Giorgio Pizza, che non so bene. Non so bene neanche quanta forza reale abbia. L'UDC ha anch'esso rinunciato come partito, l'UDC non è stato l'Unione Democristiana, ma l'Unione di Centro, non a caso, e nessun partito si rifà esplicitamente al messaggio religioso, nel nome, tanto meno nel nome. Però poi quando si tratta di tradurre in pratica questo atteggiamento che dovrebbe essere più laico, tutti i partiti, purtroppo, chi più chi meno, chi con toni urlati, chi con toni più sommessi, eccetera, salvo qualche eccezione, finiscono per approvare l'operato della gerarchia
ecclesiastica, quindi non c'è nessun tipo di critica, ma quello che è grave è che poi nella pratica amministrativa di ogni giorno si vedono delibere, leggi, decisioni che vanno nella direzione auspicata del genere ecclesiastica. I soldi che vengono erogati, alle amministrazioni locali, per esempio, sono tantissimi, cioè è un fenomeno che nessuno ha sinora analizzato. A livello nazionale ci sono tantissime, diciamo così, leggi diverse che favoriscono dal punto di vista economico la Chiesa Cattolica. Tutta questa legislazione, diciamo così, viene promossa indistintamente dal centro-destra e dal centro-sinistra. Sabato scorso la Cagliari, il giornalista dell'Unione Sarda, mi ha detto: non è che anche lei è un fautore dell'antipolitica. Ha detto: io non sono un fautore dell'antipolitica, diciamo che la politica che attira molti anti ultimamente, perché è veramente difficile riuscire a individuare forze politiche che abbiano una chiara posizione laica. Cioè, giusto per fare un esempio, sul crocifisso, solo, cioè, contro la presenza del crocifisso negli edifici pubblici sono pronunciati solo radicali di Rifondazione Comunista. Sabato a Cagliari ho intervistato un giornalista dell'Unione Sarda, ma non è che è il mio della comunità. Allora direi di cominciare, anche perché non abbiamo tutto il tempo che così, alle 7 più o meno dobbiamo andare via. La serata si articolerà intanto grazie della partecipazione. La serata si articolerà in un primo momento, in un secondo e forse anche in un terzo. Il primo momento naturalmente è la relazione di Raffaele Cattara, che è venuto apposta da Roma per presentarci l'ultima sua fatica dopo uscire dalla Grecia di qualche tempo fa. Quindi è decisivo, una fatica che costa 54 euro al chilo, visto che è New York per 330 grammi, quindi abbastanza economico, diciamo così, meno di molti prosciutti. E contrariamente al titolo, come dire, no? Liberi di non credere, io ho promosso la cosa con un punto interrogativo, come vedete anche dal manifesto. Liberi di non credere, siamo liberi di non credere? La risposta un po' retorica probabilmente è no, nel senso che c'è una difficoltà ad essere persone che pensano e che rinunciano di conseguenza a credere in funzione del ragionamento e del conoscere. Ma questo ce lo dirà meglio da Ferrante. Quello che mi compete è che dopo la relazione, che magari facciamo in mezz'ora, tre quarti d'ora, possiamo fare una piccola piccolo spazio per i commenti, chiedete voi le cose, e poi ci sarà solo per gli iscritti al tuo un incontro che se ce la facciamo con i tempi facciamo lo stesso qua, se no chi vuole, chi può, ci spostiamo in pizzeria solo per gli iscritti. Allora, se vuoi cominciamo. Buonasera, grazie per essere venuti. Calogero, ponendo il punto di domanda sul manifesto, ha, diciamo così, messo in luce quella che però è stata la discussione editoriale, se appunto mettere libero di non credere un punto esclamativo, punto di domanda o senza niente, alla fine se democristianamente scelto la via di mezzo, cioè praticamente libero di non credere senza niente. Perché queste, diciamo così, alternative? Perché tutte e tre le sfumature segnalano qualcosa che effettivamente è importante del contenuto del libro. Il punto esclamativo perché c'è comunque la rivendicazione, tramite la vostra attività quotidiana, della libertà dei movimenti.
punti domanda è il porsi appunto la domanda se si è effettivamente liberi in questo paese di credere o meno. Si è scelto di non aggiungere appunto sì interruzione proprio perché poi la realtà è che entrambe appunto le sfumature sono presenti e il testo cerca di far capire quali sono da una parte i problemi sul tappeto e dall'altra cosa si può fare per cercare di risolvere i problemi sul tappeto. Il libro inizia e finisce citando, a parte è dedicato a Soledad Dalzi, Massimo Albertini e la sua famiglia, che per chi non li conoscesse sono coloro che hanno portato avanti la battaglia in sede europea per togliere dagli edifici pubblici i crocifissi, dalla presenza dell'oggetto qui dietro, avrete capito che non l'hanno vinta. Però sono passati attraverso sei gradi diversi di giudizio, già questo la dice lunga di quanto è stata prolungata questa battaglia. Il libro inizia e finisce citando Rosa Parks, che invece la sua battaglia l'ha vinta, perché per chi non la conoscesse, quella donna che negli anni 50 si rifiutò di cedere il posto, donna di colore, che negli anni 50 si rifiutò di cedere il posto a un bianco su un autobus, e da questo piccolo gesto, 5-6 decenni dopo, abbiamo un afroamericano presidente della Repubblica. Talvolta i piccoli gesti sono quelli che innescano meccanismi positivi anziché negativi e cambiano la storia del mondo. Questo è un po' il senso che ho voluto dare al mio libro. La situazione attuale, il libro spiega qual è il meccanismo che all'opera in Italia, quindi qual è la triste situazione attuale dei non credenti, della laicità in generale. Lo fa analizzando innanzitutto le statistiche, perché poi, nonostante Ratzinger sia, diciamo così, il prime time ogni sera, il numero dei credenti cala, il numero dei non credenti aumenta. Qualcuno potrebbe dire che capita proprio perché c'è Ratzinger in televisione e la gente, diciamo così, cambia opinione. In realtà poi le scelte si fanno nell'adolescenza, così, la prima parte della propria vita, quindi è difficile che poi si cambia così facilmente in tarda età opinione su come va il mondo, diciamo così. Ma è quello che è interessante, che sono soprattutto i giovani, che sono sempre meno cattolici, si chiamano sempre meno cattolici e soprattutto frequentano sempre meno. Cioè, ormai gli under 23 che vanno messa ogni domenica sono meno di quelli che non ci vanno mai. E già questo è, diciamo così, un indice estremamente significativo del fatto che la società sta andando in una certa direzione. Non è questo, nel libro le parlo, ma questa sempre cerca di capire come mai nasce questo fenomeno di progressiva secolarizzazione della società italiana, che non è solo italiana, cioè praticamente tutta l'Europa occidentale, si potrebbe dire tutto il mondo occidentale, va nella stessa direzione, non solo il mondo occidentale, perché sono fenomeni che si trovano per esempio anche in Giappone, si trovano in Corea, si trovano in America Latina. La secolarizzazione, diciamo così, è un fenomeno che sta veramente prendendo piede quasi tutti i continenti, si potrebbe dire. Però, a differenza di quello che accade nel resto dell'Europa occidentale, in Italia, diciamo così, da questa situazione non discende a cascata una progressiva laicizzazione delle istituzioni. E questo è un fenomeno relativamente recente, perché tutto sommato fino agli anni 70 l'Italia non è che era più indietro di altri paesi, anzi c'erano altri paesi, faccio per tutti la Spagna, all'inizio degli anni 70 stava ancora sotto una dittatura medico-fascista, cioè era molto più indietro di noi. Negli anni 70 sono state approvate importanti leggi, la contraccezione, l'aborto, il divorzio, sono stati vinti i referendum relativi. Negli anni 80 c'è stato questo ulteriore passaggio con la Corte Costituzionale che ha proclamato la laicità supremo principio costituzionale. Poi tutto si è fermato, mentre altrove sono nati nuovi diritti e sono stati riconosciuti dalla legislazione, cioè diritti alle convivenze, diritti agli omosessuali, diritti al testamento biologico, in alcune
alcuni casi addirittura all'eutanasia. Da noi sono state approvate negli ultimi 10 anni delle leggi, una peggiore dell'altra dal punto di vista della laicità, tra quella della parità scolastica, che conosci molto bene, l'entrata in ruolo degli insegnanti di religione, che tu conosci altrettanto bene, fino alla legge sulla che dovrebbe dire contro la fecondazione artificiale, perché di fatto ha bloccato l'accesso a questa tecnica, e adesso c'è in discussione la legge sul testamento biologico, in realtà la legge contro il testamento biologico. Come può accadere questo? Abbiamo di vedere accade, perché ovviamente di fronte alla secolarizzazione che avanza la Chiesa non è che sta guardata. Nel libro io scrivo che il Papa fa il suo mestiere. Qualcuno ha criticato questa affermazione perché non è un bel mestiere, ma voglio dire, non sta al Papa, diciamo così, autolimitarsi, sta ai cittadini a fare in modo che, diciamo, i cittadini, a coloro che eleggono soprattutto, fare in modo che le cose vadano, diciamo così, come non vorrebbe il Papa. La Chiesa Cattolica demonizza letteralmente i non credenti, cioè li vede come gli avversari più, diciamo così, più concreti, perché io ricordo solo che il numero dei non credenti in Italia da solo è più del doppio di quello di tutte le religioni di minoranza messe insieme. Questo dà l'idea del fatto che diciamo così, il nemico numero uno, usiamo questo termine, delle gerarchie ecclesiastiche è la non credenza. Quindi la non credenza da parte delle gerarchie ecclesiastiche è demonizzata, un capitolo intitolato la teofobia rispetto, proprio perché le dichiarazioni dei papi in primis, poi ovviamente a cascata dei cardinali, dei vescovi, dei singoli militanti cattolici sono ateofobiche, insomma, se vogliamo usare il termine cristianofobico che usano loro per quello che dicono gli islamici nei confronti dei cristiani, i cattolici dicono di pigio nei confronti degli atei, quindi questo termine, come potete vedere, è usato con pertinenza. Ripeto, si limitassero agli interpreti assunti, del resto fino al 1918, mi sembra di ricordare la data, il codice di diritto canonico precisava che per chi lasciava la religione doveva essere prevista al massimo della pena, quindi da questo punto di vista, diciamo, non è che ci siano poi sostanziali novità nella dottrina cattolica. Magari sarebbero auspicabili, magari sarebbe utile che facessero propri, diciamo così, diritti umani, diritti dell'uomo, la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, però non è che sta a noi, diciamo così, stimolarli a fare questi passi. Il problema è che questo atteggiamento si traduce poi in un condizionamento effettivo nella società, che è evidente proprio in Italia, ed è per questo che l'Italia, diciamo, dal punto di vista della città, è molto più indietro, negli ultimi anni è andata molto più indietro rispetto agli altri paesi che invece sono andati avanti. Perché c'è un controllo, io direi quasi totalitario, dei mezzi di informazione, soprattutto quelli pubblici, ma anche quelli privati non scherzano, cioè alla RAI non sentite una critica nei confronti della Chiesa Cattolica, come avete sentita una quando la fece il buon Balducci, che disse che c'erano 4 gatti in piazza San Pietro, il giorno dopo fu rimosso dall'incarico. E del TG3, non era esattamente, diciamo così, il TG1 di Mizzolini. La RAI non critica mai le gerarchie ecclesiastiche. Le gerarchie ecclesiastiche occupano il 99% del tempo che la RAI dedica alla religione. Cioè, siamo su statistiche totalitarie, non è che mi invento da questo punto di vista qualcosa, lo dicono i numeri. I mezzi di informazione privati, se i giornali sono privati, non sono meglio, lo sapete, tutto sommato meglio di me. Quindi il condizionamento mediatico è sicuramente molto forte, come non si vede in altri paesi. A questo però purtroppo si aggiunge quello che è più importante, cioè il condizionamento politico,
perché da quando non c'è più la Democrazia Cristiana, che bene o male, proprio per esistere e per avere un nome come Democrazia Cristiana, faceva sì che gli altri che non si riconoscevano nella dizione della Democrazia Cristiana, che avevano un approccio laico alla politica, stavano fuori. E vi ricordo appunto che la legge sul divorzio è stata approvata da un arco di forze che andava dai liberali al Partito Comunista, quindi cioè, erano fuori solo i Missini e la Democrazia Cristiana. E per tutta la storia della Prima Repubblica, i Missini e la Democrazia Cristiana insieme, perché non sono stati in maggioranza. Nella Seconda Repubblica non esiste più una Democrazia Cristiana, che esiste un partito di questo nome che in realtà non si presenta mai alle elezioni perché ha lo 0, il segretario Giotto Pizza, che non so bene, non so bene neanche quanta forza reale abbia. L'UDC ha anch'esso rinunciato come partito, l'UDC non sta per l'Unione Democristiana, ma l'Unione di Centro, non a caso, e nessun partito si rifà esplicitamente al messaggio religioso, nel nome, tanto meno nel nome. Però poi quando si tratta di tradurre in pratica questo atteggiamento che dovrebbe essere più laico, tutti i partiti, purtroppo, chi più chi meno, chi con toni urlati, chi con toni più sommessi, eccetera, salvo qualche eccezione, finiscono per approvare l'operato della gerarchia ecclesiastica. Quindi non c'è nessun tipo di critica, ma quello che è grave è che poi nella pratica amministrativa di ogni giorno si vedono delibere, leggi, decisioni che vanno nella direzione auspicata della gerarchia ecclesiastica. I soldi che vengono erogati, alle amministrazioni locali, per esempio, sono tantissimi, cioè è un fenomeno che nessuno ha sinora analizzato. A livello nazionale ci sono tantissime, diciamo così, leggi diverse che favoriscono dal punto di vista economico la Chiesa Cattolica. Tutta questa legislazione, diciamo così, viene promossa indistintamente dal centro-destra e dal centro-sinistra. Sabato scorso la Cagliari, il giornalista dell'Unione Sarda, mi ha detto: non è che anche lei è un fautore dell'antipolitica. Ha detto: io non sono un fautore dell'antipolitica. Diciamo che la politica che attira molti anti ultimamente, perché è veramente difficile riuscire a individuare forze politiche che abbiano una chiara posizione laica. Cioè, giusto per fare un esempio, sul crocifisso, solo, cioè, contro la presenza del crocifisso negli edifici pubblici sono pronunciati solo radicali di Fondazione Comunista.